Ciao a tutti, Ciao a tutti, buongiorno. buongiorno. Oggi prepariamo una crema di caffè all'acqua. Buonissima. Praticamente questa è una ricetta estiva ed è un caffè che, questa crema al caffè all'acqua praticamente sostituisce il caffè freddo estivo. Al quale molte persone potrebbe non piacere, per esempio a me il caffè freddo non piace. Questa è una valida alternativa al caffè, diciamo, caldo, che nel periodo estivo Sì, può infatti. dare fastidio. È praticamente una crema che è preparata con l'acqua, quindi non aspettatevi una di quelle creme come fanno al bar, perché quelle sono preparate con Con addensanti, con latte, latte, sì, con la panna. con la panna. Invece questa è molto leggera, perché praticamente utilizziamo l'acqua, Esatto. lo zucchero e il caffè in polvere, che è Lavazza, che è un'ottima marca. Quindi solo tre Solo ingredienti. 3 ingredienti ed Esatto. è facile da preparare, perché praticamente in 5 minuti si prepara. Come potrebbe prepararsi un caffè con la caffettiera, poi uno lo deve fare sfreddare nel frigo, invece questo è molto più veloce. Naturalmente questa crema, Sì. quando è pronta, bisogna utilizzarla subito, perché anche questa, non avendo uova, Certo. tende a smontarsi, però diciamo un pochino di tempo a disposizione lo lascia. Sì. Si può aggiungere anche un po' di cacao, però bisogna consumarla immediatamente, perché altrimenti la crema tende a smontarsi, co così come non so se qualcuno di voi ha mai provato a mettere Nesquik in un latte montato a panna con la schiuma. Sì, La sì, sì. A schiuma, me è sì. successo. Iniziamo la preparazione e poi speriamo che questa ricetta vi piaccia. Esatto, poi si Ciao. può arricchire con quello che si vuole, quindi scagliette di cocco, di mandorle, nocciole. Ciao zio Lello. Ciao. Qualcuno ha telefonato? Sì, Va va bene, va bene. Vi bene. salutiamo. Sì, e vi lasciamo alla Alla preparazione. preparazione. Ciao, Ciao, ciao. Hello, ciao. Gabriele. Allora, iniziamo adesso la preparazione della crema caffè come precedentemente detto. Allora, mettiamo 180 g d'acqua, 3 cucchiaini di caffè solubile, io ho usato questo Lavazza, e 9 cucchiaini di zucchero. Adesso vi faccio vedere la consistenza, vedete Ah, perfetta. come deve essere? Sì, bellissima. Che Ecco qua. bella. Adesso procediamo a travasarle nelle ciotoline. Guardate che bella spumosa. Bella spumosa, Non questa è vediamo l'ora di una. fare la prova assaggi. Sì. Bellissime. E ora facciamo la prova assaggio della cremina di Sì, caffè. facciamo un assaggio. Col pavesino, oltretutto. Buono. Deliziosa. Ovviamente è una crema da gustare subito, quindi non si può conservare. Piace? Sì, Oh, ottima. 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 Va bene. Oh, non esagerare, No, Franca. no, 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 no. Ok. Ciao, ciao. Ciao. Ci rivediamo alla prossima videoricetta. Ciao. Ciao.